Io fondamentalmente sono una persona timida, anche se per il ruolo che ricopro ovviamente non è proprio la caratteristica principale, insomma. Però insomma, ho imparato a superare questo mio limite e ad aprirmi quanto più possibile all'incontro con l'altro. E siccome, torno sempre a Nonantola, nella mia Nonantola, e siccome lì siamo stati una terra di accogliente, forse sicuramente nel DNA è rimasto qualcosa che mi ha fatto approcciare anche le mie esperienze, quelle politiche piuttosto che le altre, quelle relazionali, con questo spirito, insomma, di una voglia anche di conoscere chi avevo di fronte, di provare a capire, diciamo, la sua storia, chi era, come si rapportava con me, qual era la disponibilità che metteva in gioco per costruire una relazione, insomma, no? Una relazione di amicizia, di conoscenza, una relazione anche istituzionale, ecco, laddove io ricoprivo magari una carica di sindaco o di altra natura. E ho sempre cercato, da questo punto di vista, di non mettere l'altra persona nella soggezione di avere davanti qualcuno potente o di influente o insomma che avesse che manifestasse una superiorità per il ruolo che ricopriva, ma una persona, diciamo, ho sempre cercato di costruire delle condizioni di relazione alla pari, e insomma è anche per questo credo comunque di avere seminato, diciamo, questa idea, insomma, in tante persone che adesso continuano a relazionarsi con me come lo facevano tanti anni fa. Io sono cresciuto con un padre che ha fatto il segretario della Federterra, è stato dirigente politico, ha fatto l'amministratore locale, è stato presidente del consorzio di bonifica di Burana. E quindi io, diciamo, sono cresciuto con lui dentro quest'idea che la terra fosse centrale nello sviluppo anche di questa area del paese, no? E avesse prodotto nel tempo, ovviamente allora un po' meno, ma oggi ne abbiamo la riprova, tante cose belle, tanta capacità che gli agricoltori e chi ha cominciato a gestire in modo collettivo, anche comune, penso ai consorzi di bonifica, penso alle associazioni di categoria, alle rivendicazioni sindacali. Questo territorio ha poi saputo farlo rendere al meglio, diciamo, cavare la famosa rapa, no? Anche dove non si riesce a coltivare niente. Invece qua la terra poi era fertile, siamo per la maggior parte tra due fiumi, insomma. E a questo però ha contribuito anche la mia storia, la storia del territorio da dove vengo, Nonantola. Nel senso che io provengo da una famiglia della Partecipanza Agraria di Nonantola, una dei 22, ora 21 cognomi che sono, diciamo, i beneficiari della scelta fatta dall'abate Gotescalco nel 1058 di stipulare un patto con i cittadini di Nonantola, che in cambio della costruzione delle mura che lui voleva attorno al monastero di Nonantola gli ha dato in usufrutto perpetuo un'area di terreno che i monaci benedettini avevano bonificato. E questo, diciamo, sicuramente legame con la terra, con la possibilità comunque di andarla a coltivare e trovare il sostentamento per sé, per la famiglia e anche per altri, è stato qualcosa che ha sicuramente contribuito molto alla mia formazione. Poi via via, facendo l'esperienza di amministratore locale, ho potuto conoscere anche cosa c'era fuori da Nonantola, dalla provincia di Modena, e quindi conoscere Emilia nella sua interezza, nella sua complessità, nella sua diversità e nella sua ricchezza.